L'affermazione che stiamo per leggere è un'affermazione importante, anzi non devo usare il plurale maestatis, non lo usa più nessuno. L'affermazione che sto per leggere è molto importante perché qualcuno può illudersi, qualcuno può crederci, vale sia una posizione che l'altra. In sostanza, la frase è questa: i soldi danno la felicità. Fatelo sapere perché è vero. I soldi danno la felicità, lo abbiamo compreso nel corso della lettura di questo libro che si sviluppa per circa 200 pagine, il libro scritto da Ugo Biggeri con la collaborazione della giovane studiosa Cristina Diaga Bargu, il corso semiserio di sopravvivenza finanziaria pubblicato da Chiare Lettere. Ugo Biggeri, buongiorno. Buongiorno a tutti e tutte. E benvenuto, benvenuto davvero qui nel posto delle parole, perché sarà sicuramente questa conversazione ascoltata con molto interesse, non foss'altro perché i soldi danno la felicità, da sempre si dice questo. E questo libro è un corso semiserio di sopravvivenza finanziaria, detto in questi tempi, Ugo Biggeri, credo che sia molto importante. Leggo nel risvolto di copertina che Ugo Biggeri è laureato in fisica, da sempre impegnato nei movimenti della società civile, è stato fondatore di Banca Etica, dal 2009 docente a contratto in finanza etica e microcredito all'Università di Firenze. Inoltre è stato presidente di Banca Popolare Etica e ora è di Etica SGR ed inoltre è nel board della rete internazionale Global Alliance for Banking and Values. Ecco, io mi fermerei subito qui, Ugo Biggeri, perché è vero che la banca etica è già stata molto raccontata, ma non è mai stata raccontata abbastanza. Qualcuno può anche non conoscere che cos'è questa banca etica, due parole che sembrano veramente agli antipodi. Lei le ha messe insieme. E che cosa si occupa? Di che cosa si occupa questa banca nel vero senso della parola, questa banca popolare? Ma è una banca che cerca di dare una risposta a come vengono utilizzati i soldi delle persone che la scelgono. Oggi può sembrare, parliamo sempre tanto male delle banche, ma in realtà le banche sono un motore fondamentale dell'economia per come è il mondo organizzato oggi. I soldi si creano tutte le volte che le banche fanno dei prestiti e l'idea di banca etica è semplice, che fa la differenza se questi soldi si creano finanziando cose utili per la collettività oppure invece finanziando, non lo so, l'estrazione del petrolio piuttosto che le produzioni manifatturiere che non rispettano i diritti nel sud del mondo. Quindi in un certo senso l'idea di banca etica è quella che ci fa intuire che i soldi danno la felicità, sì, ma ad alcune condizioni, altrimenti come ben sappiamo, i soldi possono anche non darla la felicità quando mancano, quando siamo sfruttati, quando finanziano la distruzione dell'ambiente. Quindi sì, banca etica è una banca che cerca di coniugare l'aspetto economico con gli aspetti di utilità per tutta la collettività e per l'ambiente. E andiamo subito ad analizzare questa parola felicità a proposito dei soldi, no? Perché è normale dire che i soldi danno la felicità, ma non sono sufficienti. Lei in questo libro, tra le mille altre cose, ci dice che la felicità si deve studiare. Ora, fino a poco tempo fa io sapevo che la felicità era qualcosa che ti arrivava in maniera così, chissà, casuale, divina o chissà che altro, e poi se ne andava. E invece dobbiamo comprendere che la felicità va anche allenata, va studiata. Perché? Ma perché la felicità ovviamente è uno stato d'animo, ha a che fare con il benessere, soprattutto con le relazioni con gli altri, ma poi soprattutto scoprendo, studiando la felicità si scoprono che le relazioni con i soldi che ci sono, però non sono quelle che normalmente pensiamo, ovvero sia è chiaro che esiste un minimo di reddito al di sotto del quale subentra la miseria, quindi una condizione di disagio, diciamo insicurezza che è difficile che si concili con uno stato di felicità. Però in generale, per fare degli esempi vicini a noi, nella vita delle persone non è che i momenti in cui siamo stati più felici, soprattutto che a una certa età può guardarsi indietro, abbiano corrisposto con i momenti in cui avevamo più soldi. Quindi sì, c'è una relazione tra soldi e felicità, ma non è una relazione lineare, non è che più soldi ci sono, più felicità c'è, anzi. Gli studi non vedono questa correlazione diretta. I paesi più ricchi non sono i paesi in cui le persone sono mediamente più felici dei paesi più poveri. Insomma, ci sono studi ormai da tanti, tanti anni fatti
in un certo senso anche dall'ONU con l'indice di sviluppo umano, ma anche proprio degli studi specifici sulla felicità, che ci dimostrano come l'aspetto dei soldi sia solo una delle componenti, e soprattutto che non c'è una equazione più soldi più felicità. E questo forse sotto sotto ce ne rendiamo conto anche noi. Altro che se ce ne rendiamo conto, e se non ce ne rendiamo conto dobbiamo aprire subito gli occhi. Lei però ha detto più volte una parola su cui io vorrei ritornare, Ugo Bigeri, perché è una parola fondante di tutto questo libro, ma non solo di questo libro, della nostra relazione con i soldi, ed è proprio la parola relazione. Ora, quando io penso ai soldi, penso, li ho qua, davanti, e i soldi sono miei, punto e basta, oppure li ho in banca. E invece no, la parola relazione attraversa ogni moneta, attraversa ogni banconota, ogni capitale, piccolo o grande che sia. Beh sì, sicuramente. Si dice che i soldi non hanno odore, perché da dovunque vengano non te ne accorgi. E questa cosa l'ha tirata fuori l'imperatore Vespasiano quando ha messo una tassa sulle urine. Il libro scherza su queste cose, perché appunto per rendere un pochino meno noiosa la trattazione della finanza. Però in realtà i soldi sono sempre relazione. Noi per esempio, una cosa che cerco di spiegare nel libro, noi crediamo che i soldi siano assolutamente nostri. Bene, nell'epoca della condivisione, della sharing economy, quello che noi condividiamo di più di sicuro non sono i film che scarichiamo in streaming piuttosto che la musica, ma sono i nostri risparmi, perché quando li mettiamo in banca, qualcuno può rimanere sgomento, però in banca non ci rimangono, non esistono i depositi pieni di soldi tipo Paperon de Paperone. La banca prende i nostri soldi e immediatamente li presta a qualcun altro, con l'impegno ovviamente di restituirceli, però questo fa sì che i nostri soldi siano usati da tantissime persone, da tantissime imprese, da tutti quelli che chiedono un prestito a una banca o sviluppano un'attività commerciale, oppure dagli investimenti che abbiamo fatto. Quindi in realtà i soldi sono pieni di relazione, addirittura la cosa più privata che abbiamo, i soldi, che spesso non diciamo nemmeno al nostro compagno o alla nostra compagna quanti ne abbiamo da parte, bene, in realtà non sono nostri nel senso di chiusi da qualche parte al sicuro, perché vengono condivisi con tutto il sistema economico. Ecco, allora forse le domande sui soldi sono anche domande sulle relazioni che vogliamo costruire, e questo ha molto a che fare con la felicità. Altro che se ha a che fare con la felicità, Ugo Bigeri, lo scopriamo molto bene in questo libro, che tra l'altro questo libro nasce anche sulla base di alcune indicazioni che lei ha dato nel corso della trasmissione Caterpillar tempo fa, ed era un appuntamento alla sera tutto quanto da seguire, perché lei ha parlato di ironia in questo libro, e l'ironia c'era moltissimo anche ovviamente in Caterpillar, tant'è vero che la prefazione di questo libro, I soldi danno la felicità, è a cura di Massimo Cirri e Sara Zambotti, con la postfazione di Anna Fasano. Ecco, quanto conta lo sguardo ironico, non troppo serio, quando si parlano di soldi? Perché forse Ugo Bigeri, è la giusta grammatica, la giusta sintassi per arrivare a noi persone comuni, per farci capire un po' del complesso mondo della finanza. Ma secondo me conta tanto. Esiste un problema di linguaggio, di comprensione. Anche quando si fa lo sforzo dell'educazione finanziaria sacrosanta, però poi alla fine si rischia di essere noiosi. Magari si cerca di essere assolutamente precisi, però a discapito del fatto che il lettore poi si addormenta e quindi non arriva in fondo. Ecco, questo libro ha voluto usare la chiave ironica, perché comunque si potesse, mentre si capiscono alcune cose basi della finanza, anche sorridere, per cui ridere su cos'è lo scoperto di conto, o piuttosto che le vendite allo scoperto, o le postergazioni, tutte parole che possono essere assolutamente incomprensibili o addirittura essere intese in una maniera totalmente fuorviante, ma che invece forse dovremmo imparare a conoscere, perché è indubbio, questo ce ne rendiamo conto tutti, che la finanza ha un ruolo fondamentale oggi. Potremmo forse sperare che ne abbia meno, io sono uno di quelli che spera che ne abbia meno a discapito di altre delle scelte, ad esempio sociali e ambientali, però di fatto è fondamentale per le economie, per i governi, eccetera. E se noi non la capiamo, se noi non ne capiamo il linguaggio, è un po' come fossimo analfabeti, è come se mutilassimo la nostra possibilità di interagire con il mondo. Quindi è importante recuperare un po' di sapere, ecco, sulla finanza, e per non spaventarsi
Beh, l'ironia aiuta, perché altrimenti la finanza è piena di termini inglesi, di termini tecnici, e si rischia di perdersi, ecco, di non capire. Ed è importante sapere, ma è altrettanto importante far sapere, come per l'appunto ci fa sapere questo libro, che è un dialogo tra, anche molto scherzoso, nello stesso tempo semplice, ma comunque profondo, tra Cristina Diaga Bargo, che è una giovane laureata in economia e statistica, è stata allieva dell'antropologo economico Alberto Cacopardo e ha vissuto per alcuni anni nel contesto ricco e stimolante dell'Aia Santa, la comunità fondata da Ugo Biggeri. Ecco, ci vuole raccontare questo progetto, Ugo Biggeri, dell'Aia Santa? Ma questa è una scelta, diciamo, fatta ormai 20 anni fa, di vivere molto vicino ad altre famiglie, ad altre persone, non solo famiglie, in modo da scegliere uno stile di vita in cui diverse persone si aiutano a vicenda a fare delle cose che altrimenti sarebbero impossibili per una singola persona o per una famiglia. Queste cose si decidono insieme, possono essere ad avere l'orto, ad avere degli animali, a invece fare attività sociali con gli scout o con le accoglienze. E diciamo, anche qui è la dimostrazione che se si fanno le cose insieme, diventano più facili, perché invece di banalmente uno non deve essere a casa 7 giorni su 7 per stare dietro, ad esempio, agli animali, che sono una fatica quotidiana, perché ci sono più persone che li condividono. Quindi una scelta di vita comunitaria, che in parte ha a che fare anche con i soldi, perché poi si può spendere meno, si può autoprodurre, si può scoprire, appunto, che si può essere felici all'interno di un gruppo, anche se qualcuno guadagna di più e qualcuno guadagna di meno, ma perché si condivide la stessa tavola. Diana è venuta da noi a fare un suo percorso, diciamo, d'accoglienza, poi in realtà è rimasta come fosse una persona in più della comunità, ecco. Ugo Biggeri, quando io porto dei soldi in banca, come si faceva una volta, che si apriva il libretto, poi si andava a controllare riga per riga, queste cose non esistono più, ovviamente. Lei diceva poco fa, i soldi vengono subito reinvestiti, e qui è il busillis. In che modo vengono reinvestiti i miei pochi soldi dalla mia banca? E su questo appoggia anche una parola, la parola della scelta della banca, perché prima di portare i soldi in una banca io devo quantomeno informarmi su che cosa fa questa banca, ovviamente fino a quanto ci arriva la mia curiosità, il mio sapere e così via, ma questo è un impegno, secondo lei, importante? Ma secondo me sì, è importante, appunto. In realtà le banche, quando fanno un prestito, di fatto creano la moneta. È un meccanismo che molti non hanno ben chiaro, ma in realtà è semplice. La banca tiene un libro dei conti, in questo libro dei conti segna che ha un prestito, cioè che Ugo Biggeri ha depositato dei soldi. Dopodiché, se arriva un'altra persona, Mario Rossi, a prendere un prestito, gli darà i soldi che ha nella cassa, ovvero sia i risparmi di Ugo Biggeri insieme ai risparmi di tanti altri, e segnerà sempre nella sua contabilità che Mario Rossi deve dei soldi alla banca. Beh, a quel punto di fatto la banca si trova ad avere nei suoi conti sia i soldi che sono stati depositati, sia i soldi che sono stati prestati. Quindi i soldi prestati è come fossero stati creati, sono nelle scritture contabili. La cosa non ci deve sorprendere più di tanto, perché la banca, quando fa un prestito, anticipa quelli che pensa siano i guadagni futuri del signor Rossi, tant'è vero che via via che il signor Rossi restituisce i suoi soldi, di fatto questi soldi creati si cancellano, perché appunto sono stati restituiti. Ho fatto questa digressione perché quindi sapere dove vanno a finire i soldi significa sapere veramente che tipo di economia si crea. Allora, forse delle domande su come funziona questo meccanismo dobbiamo farcele. Poi magari c'è chi vuole essere approfondire di più e farsi domande particolari, però insomma si può anche scegliere se metterli nella banca locale che finanzierà l'economia locale, o nelle poste che finanziano le opere pubbliche tramite la cassa depositi e prestiti, oppure scegliere semplicemente di evitare almeno che siano finanziate, non so, le armi, piuttosto che il poco che sappiamo che le banche possono fare di negativo. Purtroppo sappiamo poco, perché c'è molta
opacità. Quindi sì, è importante fare questa scelta. È importante fare questa scelta perché al di là di tutto poi quando commentiamo noi, che ne so, bevendo un caffè, il mondo delle banche, siamo un pochino più partecipi di questa informazione. E questa informazione non può prescindere, Ugo Biggeri, da un'altra definizione oggi sempre più in voga, che attraversa i nostri soldi, le banche, attraversa tutto quanto, perché sto parlando dell'economia circolare. Ora, che cos'è che circola di più se non i soldi? E quindi l'economia circolare è qualche cosa che è di nuovo, è una cosa nuova, ma nello stesso tempo è qualche cosa che abbiamo già visto nel passato. Ecco, ce la può raccontare? Ma sì, ha ragione, è qualcosa che abbiamo visto nel passato, perché una volta era quando le risorse erano scarse, era diciamo semplicemente un'attenzione, una parsimonia, un continuo recupero delle risorse che veniva fatto diciamo più naturalmente, perché eravamo diciamo determinato più dalla scarsità che dalla volontà. Oggi l'economia circolare invece è una scelta più in positivo, non è perché abbiamo scarsità, ma perché ci si rende conto che se non chiudiamo i cicli della natura, se continuiamo a produrre rifiuti, non avremo un futuro, avremo un futuro molto peggiore dell'attuale. E quindi è l'idea che quando si fa un'attività economica, una scelta di tipo economico, ci si preoccupa anche di come vengono gestiti gli scarti, di come gli scarti possono diventare delle opportunità, di come ridurre i consumi di energia e di materie prime. E quindi secondo me è un'intuizione fondamentale, una rivisitazione, ma con tanta tecnologia, di quello che magari una volta si faceva appunto per parsimonia, ma anche un'opportunità enorme per creare economia. Oggi siamo in un momento difficile, ma se pensiamo a riconvertire tutto il mondo dell'energia, dei trasporti, delle produzioni con più attenzioni sociali e ambientali, beh, insomma, si farà girare tantissime economie e si creeranno tantissimi posti di lavoro. E che relazione c'è, per esempio, quando io investo dei soldi con la CO2? Ecco, anche qui abbiamo scoperto che se io investo dei soldi possono dare un contributo positivo o negativo anche alla CO2. L'esperienza di Banca Etica qui è illuminante, Ugo Biggeri. Ma sì, perché in realtà si può con metodi statistici cercare di misurare quelli che sono la produzione di CO2 relativa agli investimenti che andiamo a fare. È più facile farlo con le società quotate o con gli stati, perché ci sono un sacco di dati, ma è possibile fare una stima anche per i finanziamenti che fanno le banche. Quindi alla fine si può dire per ogni euro investito quanta CO2 è stata prodotta, o addirittura se non è stata prodotta nessuna CO2, perché si fa un'attività positiva che quindi assorbe CO2. Quindi ecco, su tante cose diciamo c'è tanto da fare. Ecco, io non credo che la banca etica o la finanza etica abbia già tutte le risposte. Penso che sia bisogno che tutti gli operatori finanziari comincino a ragionare di più su queste tematiche, su quali indicatori utilizzare, perché come ormai siamo diventati bravissimi a fare stime sulle variazioni degli indicatori finanziari, io spero che un giorno saremo bravissimi a fare stime sulle variazioni dei principali indicatori ambientali e sociali, e su quelli prendere delle decisioni. Cioè, come non si fa un investimento se è troppo rischioso, spero che un giorno non faremo un investimento se produce troppa CO2. In questo tempo di pandemia, siamo quasi dentro un lockdown, Ugo Biggeri, sembra di parlare di cose al di fuori, perché oggi come oggi c'è un problema finanziario, c'è un problema nelle nostre case, il lavoro diventa sempre più una parola che meno ci appartiene e quindi sottrae dignità. Ecco, come attraversa questo tempo il tema dei soldi che danno la felicità? Beh, certo che è una domanda difficile, però per esempio una delle considerazioni che ho fatto, che ho messo anche nel libro, ne abbiamo parlato anche tanto con Diana, è il fatto che comunque anche i soldi pubblici, i soldi dello Stato, quelli che versiamo nelle tasse, beh, insomma, al di là dei meccanismi che non ci piacciono a nessuno, di spreco, di corruzione, però ci siamo resi conto durante la pandemia che avere una sanità pubblica è un bene preziosissimo, che veramente aiuta la felicità delle persone,
rispetto ad altri paesi in cui semplicemente le cure non ci sono, oppure costano enormemente. Quindi insomma c'è anche un legame tra i soldi, felicità e il fatto che esista una macchina pubblica che si prende cura della collettività. Questo sicuramente è uno pensiero che ci fa venire il momento della pandemia, quindi il fatto che i soldi di tutti, quelli dello Stato, dovremmo curarli ancora di più perché sono fondamentali per il nostro benessere, per la nostra felicità. L'altra è che forse effettivamente dobbiamo cominciare a pensare di prenderci maggior cura di questo pianeta e delle strutture collettive che abbiamo per gestirlo, perché la pandemia ha messo a nudo tante fragilità e forse anche un'idea di economia che insomma a volte è stata troppo attenta ai parametri economici. Insomma, la stiamo affrontando per fortuna con un'attenzione alla spesa pubblica completamente diversa da quella che abbiamo avuto dopo la crisi del 2008, quindi non si parla più di austerità, mi sembra già un buon risultato di questa pandemia, se così si può dire ovviamente in queste condizioni, però potrà portare dei cambiamenti anche nel futuro, spero. Lei chiude il libro scrivendo: significa capire che è meglio insieme, perché così anche i soldi danno la felicità. E poco sopra: è più facile essere felici quando si è solidali. E la parola solidarietà è una parola importante, che è vicina alla parola etica, però la parola solidarietà, che noi intendiamo in un modo, se io vado a spaccare questa parola, entro, Ugo Bigeri, nell'humus di questa parola, nella parola solidale c'è la parola solido. Quindi è una parola che mi impegna in una maniera molto diversa da quella che io posso capire. Quindi deve esserci prima una costruzione, no? Che mi permetta di essere solido. E quindi, se ho solidità io, e non è solamente una solidità finanziaria, io posso arrivare a una felicità. Che cosa ne dice? Una bella intuizione. Sicuramente tutti i filosofi, le religioni, quando hanno parlato di felicità, hanno puntualizzato come l'equilibrio interiore sia una parte fondamentale. E probabilmente se si ha l'equilibrio interiore, quando si fanno cose con altri, si fa solidarietà, questa è veramente capace di generare a sua volta percorsi virtuosi e quindi percorsi anche di felicità. Io credo che sia fondamentale però capire che felicità fa molto più rima con solidarietà che con paura. Viviamo in un momento in cui le paure sono tante e la scelta è se spingere su queste paure, farle crescere, magari anche per interesse politico, oppure cercare di esorcizzarle appunto attraverso la solidarietà, la mutualità, l'aiuto reciproco. Mi sembra abbastanza evidente con questa seconda opportunità, quella della solidarietà, è più facile essere felici in tanti rispetto a una scelta. Le paure ci fanno chiudere ognuno nel nostro guscio. Vorrei ancora prendere in considerazione ciò che scrive nella postfazione la presidente di Banca Popolare Etica, Anna Fasano, laddove scrive, e penso che sia importante, l'idea dominante è dare credito alle persone, alle organizzazioni, alle imprese che lavorano rispettando i diritti umani e il pianeta. Ecco, l'idea, Ugo Bigeri, di dare credito alle persone non è semplicemente dare credito per il mutuo a cui noi possiamo pensare, ma qui veramente si crea in questo modo, anche dal punto di vista finanziario, una comunità di destino. E come non possiamo definirla così? Beh, sì, è chiaro che poi, per non essere naif, è chiaro certo. che anche nel fare i crediti bisogna essere sicuri che poi i soldi tornino indietro, perché come abbiamo detto le banche prestano i soldi dei risparmiatori. Però quello che si nasconde dietro questa frase è il fatto che se c'è una comunità di intenti tra chi presta i soldi, chi li prende in prestito, e c'è un obiettivo comune, in realtà l'esperienza stessa della finanza etica in tutto il mondo dimostra che i crediti sono meno rischiosi, perché perché appunto vi è una relazione che va al di là del semplice relazione contrattuale, e quindi si tende, diciamo, a evitare cioè almeno gli aspetti truffaldini sono statisticamente decisamente minori. Quindi sì, c'è nella relazione positiva tra creditori e risparmiatori c'è una potenzialità che anche qui deve essere forse ancora esplorata molto. Credo che in futuro lo sarà ancora di più, perché
tanto si sta spostando sul digitale, in cui i temi di fiducia e di reputazione contano forse di più di quanto hanno contato, decisamente di più di quanto hanno contato finora nella finanza. I soldi danno la felicità, il corso semiserio di sopravvivenza finanziaria pubblicato da Chiare Lettere, scritto da Ugo Biggeri con la collaborazione di Cristina Diana Bargo. Prima di salutarci invece, qual è Ugo Biggeri il libro che le fa compagnia in questi giorni? Beh, sto leggendo un libro di Wolfgang Sachs, scritto alcuni anni fa, Futuro Sostenibile, perché a volte mi piace andare a vedere quello che mi sembrava così interessante anni fa e vedere se ancora lo è. Beh, lo è ancora, effettivamente sì. Stavo prendendo un po' di spunti da questo libro, appunto Futuro Sostenibile di Wolfgang Sachs, e mi piace ancora. Le risposte ecosociali alla crisi in Europa, un libro sicuramente molto molto importante. Intanto grazie davvero Ugo Biggeri per il tempo che ci ha dedicato, per il suo nuovo libro. Grazie e buon lavoro con tutti quanti i suoi progetti. Grazie a tutti e a tutti, grazie a lei.